Devozione delle 15 orazioni di Santa Brigida sopra le piaghe di Nostro Signore Gesù Cristo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Prima orazione. O Signore Gesù Cristo, eterna dolcezza di coloro che ti amano, felicità che supera ogni gioia e ogni desiderio, salute ed amore di coloro che si pentono, ai quali dicesti: le mie delizie sono con i figlioli degli uomini. Essendoti fatto uomo per la loro salvezza, ricordati dell'amore che ti spinse a prendere la nostra natura umana, e di tutto quello che sopportasti dal principio della tua incarnazione fino alla tua passione redentrice, stabilita dall'eternità nel disegno di Dio. Ricordati del dolore che provasti nella tua anima quando dicesti: la mia anima è triste fino alla morte, quando, nell'ultima cena che tu condividesti con i tuoi discepoli, dando loro per nutrimento il tuo corpo e il tuo sangue, lavando i loro piedi e amorevolmente consolandoli, predicesti la tua imminente passione. Ricordati del timore, dell'angoscia e del dolore che hai sopportato nel Santissimo Corpo prima di salire sul patibolo della croce, quando, dopo aver pregato per 3 volte il Padre, spargendo sudore e sangue, sei stato tradito da uno dei tuoi discepoli, accusato da falsi testimoni e ingiustamente condannato a morte da 3 giudici, nel più solenne tempo della Pasqua, tradito, deriso, spogliato dei tuoi vestiti, bendato e schiaffeggiato, legato alla colonna, flagellato e coronato di spine. In memoria di questi dolori, ti prego di concedermi, dolcissimo Gesù, prima della mia morte, il vero pentimento, una sincera confessione e la remissione di tutti i miei peccati. Amen. Ave, dolcissimo Gesù Cristo, abbi misericordia dei miei peccati. O Gesù, Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, abbi pietà di noi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Seconda orazione. O Gesù, vera letizia degli angeli e paradiso di delizie, ricordati degli orribili tormenti che provasti quando i tuoi nemici, come ferocissimi leoni, avendoti umiliato con schiaffi, sputi,
graffi ed altri inauditi supplizi ti lacerarono. Per le ingiuriose parole, le aspre percosse e i durissimi tormenti con i quali i tuoi nemici t'afflissero, ti supplico perché tu voglia liberarmi dai miei nemici visibili e invisibili e concedermi che sotto l'ombra delle tue ali ritrovi la via della salvezza eterna. Amen. Ave, dolcissimo Signor Gesù Cristo, abbi misericordia di me, peccatore. O Gesù, Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, abbi pietà di noi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Terza orazione. O Verbo incarnato, onnipotente creatore del mondo, che sei infinito e incomprensibile, ricordati dell'amarissimo dolore che sopportasti quando le tue mani e i tuoi piedi furono trafitti con chiodi acuminati e fissati sul legno della croce. Quanto dolore provasti, o Gesù, allorché i crudeli crocifissori dilaniarono le tue membra e sciolsero le congiunture delle tue ossa, tirarono il tuo corpo per ogni verso a loro piacere. Ti prego, per la memoria di così grandi dolori che tu sopportasti sulla croce, concedimi di amarti sempre più. Amen. O dolcissimo Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me, peccatore. O Gesù, Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, abbi pietà di noi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Quarta orazione. Gesù, celeste medico, ricordati delle sofferenze e dei dolori che provasti sulle tue membra lacerate, mentre si erigeva la croce. Dai piedi alla testa, nessuna parte del tuo corpo era priva di tormenti, e tuttavia ti scordasti di tanta sofferenza e pregasti il tuo Padre per i tuoi nemici dicendo: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Per la tua smisurata carità e misericordia e per la memoria dei tuoi dolori, concedimi di ricordare la tua amatissima passione, affinché essa mi giovi per una piena remissione di tutti i miei peccati. Amen. O dolcissimo Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me, peccatore. O Gesù, Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, abbi pietà di noi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Quinta orazione. O Gesù, specchio di eterna chiarezza, ricordati dell'afflizione che provasti quando, oltre alla salvezza offerta alle anime mediante la tua passione, prevedesti ancora che molte non l'avrebbero accolta. Pertanto ti chiedo, per la tua infinita misericordia, che mostrasti non solo nell'aver dolore dei perduti e disperati, ma nell'adoperarla verso il ladrone quando gli dicesti: «Oggi sarai con me in paradiso», che tu voglia, pietoso Gesù, riversarla su di me nell'ora della mia morte. Amen. O dolcissimo Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me, peccatore. O Gesù, Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, abbi pietà di noi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sesta orazione. O Gesù, Re amabile, ricordati del dolore che provasti quando nudo e disprezzato pendevi dalla croce senza avere, fra tanti amici e conoscenti che t'erano d'intorno, chi ti consolasse, eccetto la tua diletta madre, alla quale raccomandasti il discepolo prediletto dicendo: «Donna, ecco il tuo figlio», e al discepolo: «Ecco la tua madre». Fiducioso ti prego, pietosissimo Gesù, per la spada che le trapassò l'anima, abbi compassione di me in ogni afflizione e tribolazione, sia corporali che spirituali, e consolami, procurandomi aiuto e gioia in ogni prova e avversità. Amen. O Signore mio dolcissimo, abbi misericordia di me peccatore. O Gesù, Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, abbi pietà di noi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Settima orazione. O Signore Gesù Cristo, fonte di dolcezza senza fine, con amore dicesti in croce: «O sete», cioè desidero sommamente la salute del genere umano, «accendi, ti preghiamo, in noi il desiderio di vivere santamente, spegnendo del tutto la sete delle nostre concupiscenze e la ricerca dei piaceri mondani. Amen. O Signore mio dolcissimo, abbi misericordia di me peccatore. O Gesù, Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, abbi pietà di noi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ottava orazione. O Signore Gesù Cristo, dolcezza dei cuori e gioia dello spirito, fa grazia a noi peccatori per l'amarezza dell'aceto e del fiele che gustasti nell'ora della tua morte, che in ogni tempo, specialmente nell'ora della nostra morte, ci possiamo cibare degnamente del tuo corpo e del tuo sangue, come rimedio e consolazione delle nostre anime. Amen. O Signore mio dolcissimo, abbi misericordia di me peccatore. O Gesù, Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, abbi pietà di noi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nona orazione. O Signore Gesù Cristo, gioia dello Spirito, ricordati dell'angoscia e del dolore che hai patito quando, per l'amarezza della morte e l'insulto dei giudei, gridasti al Padre tuo: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Per questo ti chiedo, Signore mio e Dio mio, di non abbandonarmi nell'ora della mia morte. Amen. O Signore mio dolcissimo, abbi misericordia di me peccatore. O Gesù, Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, abbi pietà di noi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Decima orazione. O Signore Gesù Cristo, principio e termine ultimo del nostro amore, che dalla pianta dei piedi fino alla cima del capo ti sommergesti nel mare delle sofferenze, ti prego, per le tue larghe e profondissime piaghe, insegnami a vivere perfettamente, con vera carità, nella legge dei tuoi precetti. Amen. O Signor mio dolcissimo, abbi misericordia di me peccatore. O Gesù, Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, abbi pietà di noi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Undicesima orazione. O Signore Gesù Cristo,
abisso di pietà e di misericordia, ti domando per la profondità delle piaghe che trapassarono non solo la tua carne e il midollo delle tue ossa, ma anche le più intime viscere, sollevami dai miei peccati e nascondimi nelle aperture delle tue ferite. Amen. O Signore mio dolcissimo, abbi misericordia di me, peccatore. O Gesù, Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, abbi pietà di noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dodicesima orazione. O Gesù Cristo, specchio di verità, segno d'unità e legame di carità, ricordati le innumerevoli ferite di cui fu ricoperto il tuo corpo, lacerato e imporporato dal tuo stesso preziosissimo sangue. Ti prego, Signore, scrivi con quello stesso sangue le tue ferite nel mio cuore, affinché, nella meditazione del tuo dolore e del tuo amore, si rinnovi in me ogni giorno il dolore del tuo patire, si accresca l'amore e io perseveri continuamente nel renderti grazie sino alla fine della mia vita, quando verrò da te pieno di tutti i beni e di tutti i meriti che tu mi donasti dal tesoro della tua passione. Amen. O dolcissimo Signor mio, abbi misericordia di me peccatore. O Gesù, Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, abbi pietà di noi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Tredicesima orazione. O Signore Gesù Cristo, Re invincibile ed immortale, ricordati del dolore che provasti quando, essendo tutte le forze del tuo corpo e del tuo cuore venute meno, inchinando il capo dicesti: tutto è compiuto. Perciò ti prego, abbi misericordia di me nell'ultima ora della mia vita, quando la mia anima sarà turbata dall'ansia dell'agonia. Amen. O dolcissimo Signor mio, abbi misericordia di me peccatore. O Gesù, Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, abbi pietà di me. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Quattordicesima orazione. O Gesù Cristo, unigenito dell'Altissimo Padre, splendore e immagine della sua sostanza,
ricordati dell'umile preghiera con la quale raccomandasti il tuo spirito dicendo: Padre, consegno nelle tue mani il mio spirito. E dopo aver piegato il capo e liberando dal tuo cuore la tua misericordia per noi, sei spirato. Per questa preziosissima morte ti prego, Re dei Santi, fortificami contro le tentazioni del diavolo, del mondo e della carne, affinché, morto al mondo, viva solo in te nell'ultima ora della mia vita, tu accolga il mio spirito, che dopo lungo esilio e pellegrinaggio desidera di ritornare alla sua patria. Amen. O dolcissimo Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me peccatore. O Gesù, Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, abbi pietà di noi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Quindicesima orazione. O Signore Gesù Cristo, vera e feconda vita, ricordati dell'abbondante effusione del tuo sangue allorché, piegato il capo sulla croce, il soldato ti squarciò il costato da cui uscirono le ultime gocce di sangue ed acqua. Per la tua amarissima passione, ferisci, ti prego, dolcissimo Gesù, il mio cuore, affinché versi lacrime o penitenze di amore. Convertimi totalmente a te, perché il mio cuore sia tua perpetua abitazione, la mia conversione ti piaccia e ti sia accetta, e il termine della mia vita sia così lodevole da meritarmi di contemplarti insieme con tutti i santi in eterno. Amen. O dolcissimo Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me peccatore. O Gesù, Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, abbi pietà di noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiamo. O Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio vivo, accetta questa preghiera con lo stesso amore col quale sopportasti tutte le piaghe del tuo santissimo corpo. Concedi la tua misericordia, la tua grazia, la remissione di tutte le colpe e pene e la vita eterna a noi e a tutti i fedeli vivi e defunti. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.